Un dinosauro può morire se impostiamo che tutti hanno uno di vita? Ma soprattutto, cambierà colore dopo che mangerà una bacca di mida? Beh, non vi resta che guardare tutto quanto il video e scoprire la verità su tutti i miti del nuovo dinosauro. Li andremo a sfatare tutti, ragazzi, anche i più impossibili. Cosa succede se spariamo un dinosauro dalla massima altezza? Sarà in grado di colpirci fino a tipo 500 metri di altezza, quindi alla massima altezza? Beh, lo andremo a scoprire in questo primo mito di Fortnite. Dei nuovi dinosauri. Innanzitutto dobbiamo raggiungere assolutamente la massima altezza. Raggiunta la massima altezza, che cosa andremo a fare? Andremo a sparare al nostro dinosauro e in teoria dovrebbe lanciarci le sue sfere appiccicose che lancia per fare danno ai nemici. Secondo voi ce le lancerà e riuscirà ad arrivare fino a sopra al limite della mappa? Oppure non ce la farà? Lo staremo a scoprire. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente alla massima altezza. Guarda, qua non mi fa costruire più di così, quindi sì, siamo alla massima altezza. Proviamo a sparare al nostro dinosaurone qui sotto e vediamo se con il suo oggetto riuscirà a spararci fino a qui sopra. Intanto il danno l'abbiamo fatto, lui si è arrabbiato e vediamo un po' la sua reazione. Vediamo se riesce a colpirci fino a qui. Ok? Sembra di no, ragazzi. Sembra che il dinosauro non può colpirci dalla massima altezza. Guardatelo, si trova in difficoltà. Attenzione ragazzi, guardatelo, possiamo sparare senza che lui ci può colpire. Quindi sì, se cercate un metodo buono per... Oh no, ci sta distruggendo la base? No, ok, perfetto ragazzi, potete sopravvivere all'infinito se fate una sorta di skybase gigante fino alla massima altezza e lui non potrà colpirvi. Quindi beh, mito confermato, si può fare una skybase e non essere colpiti dal dinosauro. Un dinosauro ti salva dal danno da caduta su Fortnite. Questo sarà il secondo mito che andremo a sfatare oggi. Lanciamoci dalla skybase per scoprire se riusciremo a salvarci dal danno da caduta. Beh, non ci riusciamo. Sappiate che non vi potete buttare su un dinosauro. Non vi affidate a lui, ragazzi, per salvarvi la vita. Terzo mito di oggi: uno squalo può combattere contro un dinosauro? Lo andremo a scoprire subito. Squalo preso, dirigiamoci verso il nostro clombo e andiamo a vedere se i due inizieranno a fightare oppure si faranno i cavoli loro. Ecco qui davanti a noi il nostro dinosauro, che in realtà non sembra proprio essere un dinosauro. Non so neanche come chiamarlo, ragazzi. Però stiamo arrivando con il nostro squaletto e saltiamogli addosso. Oddio ragazzi, mi sono buggato, ho glitchato tutto il mondo. Fermi tutti, perché qua possiamo fare qualcosa di epico secondo me. Attacchiamolo. Oddio raga, oddio, ma che sta succedendo? Vediamo se lasciandolo, che cosa... Oh ragazzi, che cosa ho appena visto? Squalo torna qui. Ho detto. Sinceramente non riesco a capire che cosa sta succedendo, ma non credo che stiano fightando, ragazzi. O meglio, lo squalo non mi sembra fare danno, ma si sta glitchando tutto. Ragazzi, sto glitchando il mondo qua. Sto glitchando i dinosauri, sto glitchando tu. Oh, guardalo, è rimasto incastrato. Ma sono rimasto incastrato io adesso. Ma che sta succedendo? Comunque no, a quanto pare, da quello che sto vedendo in questo momento, i dinosauri non fightano contro gli squali. O almeno questo è quello che stiamo vedendo in questo momento. Se non fosse che è tutto completamente buggato. Guardate che cosa abbiamo combinato, ragazzi. Ok, squaletto, torna pure in mare. Non ci servi più perché il dinosauro, a quanto pare, non subisce attacchi da parte di uno squalo. Preparatevi perché quest'altro mito è piuttosto stupido, ragazzi. Però io ci provo comunque. Possiamo, secondo voi, con una canna da pesca prendere il nostro dinosauro e alzarlo? Mi sono messo su questa roccia per provare. 3, 2, 1 e... direi mito sfatato, ragazzi. Non si può spostare un dinosauro con una canna da pesca, a quanto pare. Beh, direi proprio di no. So che questo che vi sto per dire sembrerà assurdo, ma un dinosauro può prendere una jump, ragazzi. Proviamo a cercare di mettergliela sotto il piede mentre cammina, proprio in questo momento. 3, non devo sprecarla, via. No, non me la fa mettere, aspettate. Eccola. No, ma me l'ha distrutta subito. Ma mi ha distrutto subito la jump, ragazzi. Ma non vale. Bene, un dinosauro non può prendere assolutamente una jump. La distrugge. Diciamo che, amico mio, per prendere una jump prima devi metterti un po' a dieta. Comunque proseguiamo con i miti e andiamo a vedere se un albero può colpire il nostro dinosauro e ucciderlo. Il nostro caro dinosauro si sta avvicinando sempre di più al nostro alberello. Riusciremo però a farglielo cadere in testa senza problemi? Ok ragazzi, questa volta ci siamo. Il nostro dinosauro si trova perfettamente davanti all'albero. Andremo a buttare giù l'albero per scoprire se in qualche modo riuscirà a danneggiarlo. 3,
2, 1, spariamo all'albero e dovrebbe cadere in testa al dinosauro e fargli solamente uno di danno. Uno di danno e non si è neanche arrabbiato. Ma è incredibile questa cosa. Il mito che vedremo adesso è molto particolare. Dovete sapere che non si può passare assolutamente sotto uno di questi cosi. Infatti, come vedete, c'è una barriera invisibile, anche se andiamo in scivolata. Quello che voglio provare io è provare a passare sotto ad uno di questi dinosauri utilizzando un balletto, ossia questo qua, ragazzi, questo qui che ci fa sdraiare completamente, per vedere se riesce a passarci sopra. Mettiamo la nostra esca qui, lui dovrebbe passare verso di qua e appena arriva, ragazzi, mi sdraio. 3, 2, 1, sdraiamoci. Oddio, no, aspettate, giù, ok, no, non ci credo, annulla il nostro balletto, ragazzi, guardate, oddio, mi ha messo un piede in testa, quindi mito metà confermato e metà sfatato, ragazzi. Beh, sì, si può fare il balletto, però non ti passa proprio sopra, dai. Un dinosauro arrabbiato si può calmare utilizzando dei semplici funghi? La mia risposta secondo me è no, non so perché, ma la mia risposta secondo me è no. Ok, vediamo, vediamo se mangia il fungo. No, no, ragazzi, ragazzi, non mangia il fungo a quanto pare. Via, 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 riprendiamo il fungo. Mangiati il fungo, ha detto, e... oh no, il tronco. Ok, ok. A quanto pare no, ragazzi. Il fungo non fa calmare un dinosauro, né tantomeno credo un'altra tipologia di consumabile. Serve per forza alla sua bacca. Altro mito di Fortnite: attivando le opzioni partite del laboratorio della battaglia, ragazzi, da come potete vedere qui c'è scritto salute. Voi non lo vedete, ma qua c'è scritto salute. Se noi da salute al massimo noi mettiamo uno di salute, quindi uno di vita, una volta che colpiamo il dinosauro con un solo colpo, lui andrà a morire oppure no? Lo andiamo a scoprire, perché sono carichissimo per questo mito. Secondo me potrebbe funzionare, quindi andiamo. Eccoci qua in partita nella modalità con uno di vita. Andiamo a vedere se il nostro carissimo dinosaurone qui, Clombo, il protagonista del video di oggi, se andrà a morire effettivamente con un solo colpo. Perché da come sappiamo, un colpo di qualsiasi arma o di qualsiasi cosa gli toglie uno. Se noi gli spariamo adesso, che in teoria dovrebbe avere uno di vita, lui andrà a morire in qualche modo. Quindi 3, 2, 1 e spariamogli. Ragazzi, io ho paura. E boom. No, ma no, ma io ho tolto 1, 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 e non muore. Ragazzi, non muore. Oh, diamogli uno scildone così si calma. No, non si calma, ragazzi, vero? Ok, ragazzuoli, l'altro mito lo voglio provare in questo esatto momento. Mentre il dinosauro è arrabbiato, lui ci vedrà all'interno di un cespuglio oppure diventeremo tipo invisibili? Vediamo. Che si è fermato. Probabilmente non ci vede dentro al cespuglio. Ok, che figata. Bene, mi sa che ci ha visto, non so che cosa me lo fa pensare. Quindi no, mito sfatato, non si può uccidere il dinosauro con uno di vita e non si può neanche nascondersi in un cespuglio, perché lui ti vedrà sicuramente. Quindi ragazzi, miti sfatati entrambi. Ma adesso, un dinosauro potrà andare all'interno dell'acqua, ragazzi? Beh, scopriamolo subito, lanciamogli qualcosa da fargli mangiare. Vieni qua, amico mio. Bravissimo, vieni, 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 ti porto in un posto bellissimo. No, 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 amico, amico, vieni a prendere lo scildone. Eccolo che arriva in direzione acqua, ragazzi, gli sto lasciando tutte cosine qua, poi riprendo, rilancio e riprendo, per vedere se arriva effettivamente all'interno dell'acqua. Vai, facciamogli fare tanti passi avanti, lanciamo lo scudone qua, vediamo se arriva, riprendiamolo ancora, lanciamolo in acqua, ragazzi, e vediamo se va in acqua, ragazzi, vediamo se un dinosauro Clombo andrà in acqua a prendere lo scildone. Ok, fai lo starnuto, bravissimo, ha lanciato un'arma leggendaria, ok, no, lo squalo ha mangiato... Lo squalo ha mangiato lo scildone, raga, ma io non ci credo. Vai lì, vai lì, vai lì. Perfetto, ragazzi, in teoria in questo momento sta andando proprio in direzione mare. Vediamo un po' se arriverà qui dove sono le cose in acqua. Amico? Amicone? No, vieni, 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 ci sono delle cose qui da mangiare. No, ragazzi, mi sa che mito sfatato. Un dinosauro non può andare all'interno dell'acqua. Oh, forse sì. O forse sì. Allora, in effetti con un metà piede c'è, quindi probabilmente sì, ci può andare, raga. Vediamo se lanciandogli della carne magari ci va, proviamo. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa che non se la fila dentro l'acqua, non vuole proprio andarci. Ci è passato solo con un piedino, però niente, ragazzi. Un dinosauro non può ufficialmente andare all'interno dell'acqua. Ci sta, ci sta. Mito sfatato, un dinosauro non va nell'acqua. Secondo questo mito assurdo di Fortnite,
in teoria noi, raccogliendo le bacche con Mida, dovrebbero diventare dorate, proprio come succede con tutte le armi o tutti gli oggetti che raccogliamo. Quindi noi, una volta che andremo a raccogliere queste bacche e le porteremo al nostro dinosauro, diventeranno dorate e faranno diventare il dinosauro super dorato? Staremo a vedere, ragazzi. Non vedo l'ora di scoprire questo mito, perché sono curioso anch'io, non ho la minima idea se si possa fare oppure no. Ho visto un video su TikTok in cui un ragazzo lo faceva, quindi mi è venuto in mente di farlo anche a me, e andremo a vedere se sarà vero o falso. Apriamo le previsioni qua sotto nei commenti. Fatemi sapere, secondo voi, in questo momento, se le bacche diventano dorate, quindi una volta che le mangia, il dinosauro, invece di diventare verde e tutto colorato, diventerà dorato. È pazza come cosa, lo so, ragazzi, che è pazza come cosa, però ci sta, cioè fondamentalmente ci sta. Vediamo subito. Sono pronto a lanciargli le nostre baccozze dorate, sperando ovviamente che diventino dorate. Vediamole in mano come sono, perché già in teoria, tenendole in mano, dovrebbero essere dorate. 3, 2, 1. No, ma sono, oddio, un pochino. No, non sono dorate per nulla, ragazzi, ma non ci credo. Mito sfatato, a quanto pare. Vediamo se diventa dorato, ma mi sembra proprio di no. No, diventa verde arcobaleno. Mi dispiace per chi ha votato sì, ma ragazzi, mito completamente sfatato. Ci ha dato anche un'arma viola, buono. Lo so, questo mito che staremo per vedere è davvero davvero pazzo. Infatti noi, andando nelle nostre emote, cercando le emote della pizza, c'è questo mito che dice che noi, facendo le emote della pizza vicino a un dinosauro, lui, siccome vedrà della pizza, quindi del cibo, verrà verso di noi e mangerà la pizza direttamente dalla scatola. Non ci credo, partiamo da questo presupposto. Però vediamo, magari, non lo so. Facciamo le emote della pizza, dinosauro pizza gratis qui? No, ragazzi, aspettiamo, avviciniamoci un pochino. Facciamogli mangiare prima una bacca e poi facciamo le emote della pizza di qua, per vedere se la viene a mangiare. Vieni, dinosaurone, c'è la pizza qui, pizza per tutti. Oh, arriva, mangia la pizza. È buona la pizza, No, non gli piace, ragazzi. Tranquilli, perché questo mito lo riproveremo settimana prossima, anzi questo martedì, quindi domani, ragazzi, in effetti, quando aggiungeranno la pizza all'interno del gioco, perché da domani ci sarà la pizza, ragazzi, avete capito bene? Ci sarà la pizza su Fortnite e proveremo a farla mangiare al nostro dinosauro, dato che questa che abbiamo in mano non se la vuole proprio mangiare. Ragazzi, questo mito è molto importante. Un dinosauro può prendere un rift? Vediamo, ci sta praticamente sopra. No, ma sei dentro il rift, amico mio. No, non ancora, non è dentro il rift, facciamolo venire un po' più qua. Oh mio Dio, ragazzi, il rift. Oh, amico, vai. È sopra, cioè è in mezzo, ma non lo prende, ragazzi. Facciamolo venire di qua. Una sentinella ha preso il rift da sola. Ma ragazzi, ma che cosa? Ha aperto pure il deltaplano, ma dove va? Ma che sta succedendo, ragazzi? Ma perché questo ha preso... Ma che cosa ho appena visto? Vieni più qua, tu. Vieni a prendere questo rift. Vediamo, ragazzi, se il dinosauro può prendere il rift. Ok, sta camminando? No, sta fermo? Sta sudando? No, ragazzi, ci passa attraverso, ma non lo prende, purtroppo. Cioè, questa ha preso la jump da solo. Ma io, ragazzi, sinceramente non so che cosa sta succedendo a questo gioco, da pazzi. Proviamo l'ultima volta a farlo arrivare qui dal rift, ragazzi, magari. Questa volta non lo so, funziona. Ma secondo voi che deltaplano avrebbe? Cioè, servirebbe tipo il paracadute più grande della storia di Fortnite per farlo salvare, tipo. Ok, tiriamogliene un'altra, ragazzi. Così dovrebbe andare dritto nel rift. No, non ci va, però va in quell'altro, ovviamente. Ma no, ci passa attraverso, ma niente, ragazzi, non vola, purtroppo. Sarebbe stato tipo fighissimo. Guardate, ci passa anche con la coda. Ma niente, non va, ragazzi, non va. Non prende il rift, purtroppo. Ultimo mito assurdo di oggi: si può salire con una macchina sopra il dinosauro? Sinceramente non ci ho mai pensato, perché non mi è mai venuto in mente di salire con la macchina sopra un dinosauro. Però, ragazzi, chi lo sa, magari riusciremo a salirci. E secondo voi si arrabbia se ci saliremo oppure no? Andiamo a scoprirlo. Magari potremmo usare addirittura la coda come rampa. Vediamo se riusciamo, regà. No. Ok, sono... Oh, ok. No, non possiamo salire direttamente, ragazzi. Bisognerà fare una rampa, fermi tutti. Facciamo una sorta di rampa così, velocemente. Andiamo. No, non la rompere, per favore. Andiamo velocemente adesso che è fermo. Vai, saltiamogli sulla schiena. Oddio, si può.
Oddio, si può, ragazzi! Siamo con la macchina sopra il dinosauro. Però dobbiamo stare molto attenti, perché se lui cammina, la macchina rimane tipo ferma, guardate. E se prendiamo il getto d'aria con la macchina? Oddio! Mito confermato, ragazzi. Si può prendere il dinosauro con la macchina. Cioè, è strano come mito, ragazzi. Ma a noi non ci interessa se è strano oppure no. L'importante è che ha funzionato. Mio caro dinosauro, grazie mille per questa giornata piena di miti di Fortnite. Sei stato super, 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 super gentile. Grazie mille veramente. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e una nuovissima live. Grazie mille a tutti per la visione. Un salutone da me e dal dinosauro.